Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzuoli, siamo in live. Molto bene, bella Trezert, primo sì, ben arrivato. Sono in anticipo di un minuto, quindi direi in ritardo rispetto al mio solito anticipo. Siamo pronti, aspettiamo un minutino o due. Canonici, siamo pronti per ripartire con Steins Gate, terzo episodio. Ciao pidonadiale, ciao microfono. Le due cose non dovrebbero coincidere, lo sai. Vero Trezert. Bella Damiano. E avrete notato, forse i più vecchietti di voi avranno notato il titolo di questo episodio. Vediamo se poi qualcuno in chat mi sa dire che cosa vuol dire e perché ho deciso di intitolare così questa live. Ah, bella Trezert, quindi sei sufficientemente anziano anche tu. Molto bene. Ciao Artaud. Con quel nome l'ho già citata? Ho citato il gioco. Ciao Marti. Ciao Angelo, buon pomeriggio a tutti. Ben arrivati ragazzi, ben arrivati, si riparte. Bella Umberto. Sì. Ciao Sasha. Certo, avete visto che sto esportando, ciao Ryan, sto esportando su YouTube, tra l'altro stasera verso le 17.45 e 18 usciranno i due pezzi della live sul compendio. Poi nei prossimi giorni vi dirò quando facciamo la live serale questa settimana, quasi sicuramente giovedì sera. Ciao Akire. Bella Trezert. Alex Boy, ciao a te. Benissimo, il Mattio, benissimo. E quindi insomma avete già tutti più o meno capito, e chi l'ha capito lo sta tenendo un pochino nascosto, ciao Jammaden, che il titolo di questa puntata è una citazione da Day of the Tentacle, proprio perché ho l'impressione, no? Vedevate anche nella scorsa sessione, ho l'impressione che quel forno a microonde possa essere il nostro cronobinetto, cioè la nostra macchina del tempo pazza, esattamente come era in Day of the Tentacle. Quindi io direi che possiamo già fare load, facendo load normale. Ciao pelati e fumetti. E direi di andare sul nostro time travel paranoia. Siamo a 3 ore di gioco, sempre senza forzare, senza fretta, con grandissima calma. Vi anticipo un'altra cosa prima di iniziare, che ho deciso che farò, ciao Christian, ho deciso che farò la terza live settimanale canonica, cioè voglio portare a 3 canonicamente le live settimanali, le live delle 14.30. Sono ancora indeciso se fare martedì o giovedì, ci devo pensare, quindi se fare una tripletta lunedì, martedì, mercoledì, oppure se fare lunedì, mercoledì, giovedì, ci devo pensare, lo devo decidere, ma sarà comunque nelle prossime settimane, per un motivo molto semplice: fa caldo e io vorrei aspettare che il caldo andasse un pochino via per fare questa aggiunta, perché comunque oggi suderò come se non ci fosse un domani, quindi vi verrà annunciato assolutamente su Insta, insomma non preoccupatevi, magari farò anche un videino su Wesaplay per qualche tipo di aggiornamento. Vi ripeto che questa settimana faremo anche una live serale per andare avanti con il compendio, grazie mille Akire e ciao Leo. E dicevo, andiamo avanti con il compendio questa settimana, non sono ancora sicuro al 100%, secondo me giovedì, forse mercoledì, ve lo dico sicuramente su Instagram, e quindi bella lì, dai, mi idrato, che ho già la gola secca prima di iniziare, che non è un buon segno. Ma infatti Sebastiano, tu dici una cosa che è molto giusta e molto vera, nel senso che ci ho pensato anch'io. Proprio stamattina mi sono fatto la mia ricerchina Death Stranding uscita, perché non mi ricordavo. E addirittura Trezert è così lunga? Beh, insomma, vedremo. Sicuramente Death Stranding io lo vorrei giocare. Cioè, faccio fatica a immaginarmi di non giocarlo e di non portarlo su Twitch. Vedremo come saremo messi, al limite, ragazzi, faremo una cosa che abbiamo già conosciuto in passato, cioè un'alternanza fra due giochi. Un giorno si fa uno, un giorno se ne fa un altro. Vediamo come riusciamo a gestirci. Oddio, io non ho visto gli ultimi trailer perché vorrei arrivare il più vergine possibile. Io do per scontato che Death Stranding sia un gioco che merita di essere portato, anche se quel poco che avevo visto neanche a me mi ha fatto dire oh mio Dio, insomma è Kojima. Ciao Domret, ciao Alberto. Ma guarda, pelati e fumetti, anch'io non ho hype, cioè anch'io di quello che ho visto di Death Stranding è un gioco che skipperei volentierissimo, però in questi casi mi fido dell'autore, cioè sono sicuro che sarà un'esperienza che alla fine sarò molto felice di aver fatto.
ho questa sensazione qui. Pur essendo quello che ho visto, veramente... ok. Ultimate Jagger, come dicevamo prima, 3 live a settimana le faremo senz'altro, o dalla prossima settimana o più avanti, a seconda del caldo, perché appena cala un pochino il caldo porto a 3 le live fisse settimanali pomeridiane. E io la Play 4 ce l'ho, ho tutte le bazzine per connettere, è una vita che non faccio questa connessione, ma non dovrebbe essere un particolare problema. E sì, mi sa proprio che è uno di quei giochi che non voglio perdermi, ma per fiducia nell'autore, non certo per quello che ho visto, ma voglio dire, quanto sarebbe facile, cioè quanto sarebbe difficile fare un trailer di, che ne so, pensate a Peace Walker e farti venire un hype che ti spacca in due, eppure, ok, quindi dico Peace Walker perché ho finalmente finito quella parte lì della RAM veterana e sto iniziando la parte finale, anche perché voglio fare un video su quel prodotto lì. E quindi non facciamoci fregare. Direi di andare. Iniziamo. Load this data. Yes, ok. Aspettate un attimo. No. Aspettate, devo fare una bazza. Oh, no, non è questa la bazza. Vorrei leggere. Accidenti. No, ho sbagliato. Accidenti. Quale cavolo era il pulsante? No. Che cavolo fa? Che cavolo ho fatto? Sono andato avanti, quindi questo era come invio. Vabbè, pazienza. Volevo i dialoghi precedenti, non sono riuscito a metterli a schermo. Ciao, Varior. Ha senso prendere un gioco per fiducia nell'autore? Ma penso sia la cosa che ha più senso fare in assoluto. Cioè, se c'è una cosa che ti può fregare sono i trailer. Tu sai che l'autore è un grande autore e lo pigli. Insomma, mi sembra molto più una garanzia quello di un trailer. Ciao Dimi. Ho skippato. Andiamo a vedere i comandi, avete ragione. Exit, close menu, title menu, help. No. Ritorno indietro, ok. Vediamo cosa sono i comandi. Full screen, help. I'm in help. Non sto usando questa. Bene. Skip it, auto mode, enter message. Ah, ok. Y, ma cazzo, ho premuto Y. Ma infatti è il primo tasto che ho premuto. Perché non è apparso? Vabbè, era Y. Adesso se riesco a uscire sono il papa. Ah, scusate, sto ragionando con i tasti Nintendo, qua l'avanti e l'indietro sono invertiti. Esatto, eccoci qua. Ok. Ok, stiamo andando a Radican, no, can't be close, I've been following the news online. 100 threads about the channel, it's just me. Ok, va bene. Sì, è backlog, sì. Sì, la cosa assurda dei tasti Nintendo è non solo hanno le lettere invertite, ma quella che sarebbe in PlayStation il tondo è invio, e quella che in PlayStation è la X è torna indietro, mentre qui sono B e A e in Nintendo sono A e B, vabbè, delirio. Comunque, noi entriamo dai Biro in Take the Elevator al quinto piano a ATF Assembly Hall. Lo facciamo e buona lea, andiamo avanti. Dai Biro all'aria condizionata. Un'altra ragione per la nostra diligente partecipazione al seminario. Non mi ricordo assolutamente di cosa stiamo parlando, comunque. Forse facevo meglio a rivedermi gli ultimi minuti della live precedente. About the phone wave. Potremmo aver trovato la risposta. Quello è il nostro presunto cronobinetto. Vedi il microfono, vedi.
Sì, ma ragazzi, per me quello è un delirio che mi accompagna da tutta la vita. Da tutta la vita. Perché io sono stato Nintendaro troppo a lungo. Troppo a lungo. Allora, you know, that's... ok, questo name is ok, ok. Qua stanno ancora cazzeggiando, Ok. Sentiamo l'ultima ridicola teoria di Rintaro. Il mio cervello geniale ovviamente considera tutte le possibilità. Ok, anche quelle che per una mente inferiore che una mente inferiore considererebbe rompenti le leggi della natura. Come osi chiamarlo ridicolo, bla bla bla. Praticamente tiri fuori della roba dal tuo culo, non puoi chiamarla scienza, ok? Attenzione. Ah, tra l'altro noi lampeggia receiving mail, quindi noi possiamo leggere una mail adesso, utente generico, io... Boh, in realtà ce la puoi anche fare, ma... Adesso la leggo. Io sinceramente andrei a recuperare. L'importante è che il cursore adesso sia sul telefono. Ok, lo è. Una mail di Mayuri. You know, I'm really sad about dropping my Yupa. Ok, lei ha perso il giocattolino, no? Dalla vending machine che abbiamo visto. È peggio dell'anno scorso quando ho dimenticato di comprare il Fatty Gero Froggy. Sì. Sì. Vorrei togliere questo. Chissà se a livello di... E innanzitutto l'ATF di cui si è parlato adesso è Akihabara Techno Forum, un meeting ad Aiburu. Molti universitari e ricercatori, istituti di ricerca hanno un seminario speciale qui. Daiburu è un grattacielo con uffici, è un centro commerciale. Alongside UPX nel 2003, connected to UPX by Overpass, ok. Ma abbiamo nulla su quello che ci ha appena scritto la nostra amica? No, se no sarebbe evidenziato. Va bene, andiamo avanti. Comunque, il ruolo fondamentale del Phone Wave ci è sembrato anche a noi. Poi vediamo se è vero. Ah, mi dispiace, Electro. Bella dadda, grazie mille. Posso rispondere ad una delle parole in blu? Fatemi capire. Ehi. Reply a Upa e Gero Froggy. Voglio rispondere a Gero Froggy. Non sono obbligato, però è una cosa che mi va di fare. Bella Nirvolo, ben arrivato. Lo voglio fare. Rispondiamo. Anche perché non so di che cosa stia parlando, quindi lo voglio sapere. È quello dell'anno scorso, eh? Pensavo che tu non fossi interessata. Send. Dai. Achievement. Resonant reaction. Abbiamo fatto una reazione che è risuonata. Molto, molto bene. Abbiamo risposto a Mayuri. Vedremo se questa conversazione continuerà ad avere vita. Andiamo avanti. Lui ha detto una cosa molto importante, l'abbiamo letta. Posso essere la chiave per aprire lo Steins Gate. Che ne dici? Steins what? You lost me back at Ridiculous Man. Non ci sono ulteriori spiegazioni. Ce lo facciamo andare bene così. Siamo arrivati. Dai. Qualcuno ci ha preso contro? Non c'è nessuno ancora? Noi abbiamo preso contro qualcuno? Riusciamo a non farla cadere? È un personaggio femminile, quindi il nostro livello di attenzione è salito. Come ti ho fatto? È probabile che tu mi abbia beccato alla cop, ma che ti ho fatto lo sgambetto. Come ti ho fatto lo sgambetto? Non sapevo di aver fatto sgambetti alla COP. Tuturu a tutti, intanto. E dai, andiamo avanti. No. Ecco, fra tutti i personaggi femminili che mi immaginavo, questo proprio no. Cioè, mi immaginavo una new entry, naturalmente. It's a girl.
It's a girl, Rintaro, it's a girl, come it's a girl? Ah, ok. Scusate. È assurdo. Tutto questo non ha ovviamente alcun senso. Le cose stanno iniziando a complicarsi. Io continuo a guardare la data, il 28/7 Wednesday. È sempre quello. Impossible. Ovviamente. 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 Claro. È Makise e Kurisu. Sì, Death Stranding, sì. È un po' stranina sta cosa. Cioè, la sensazione che ho è che le Makise Kurisu si siano moltiplicate più di quel che sembra. Cioè, io già prima avevo la sensazione che fossero due differenti. O meglio, che una facesse riferimento a un Rintaro differente e che la morta potesse essere... Ma non lo so, andiamo avanti. Credo che la situazione sia molto, molto intrecciata, complicata. Chiaro, cerca di liberarsi dalla stretta. Non la lascio andare, attenzione. Anzi, stringe la presa. Notare che questa è la scena iniziale al contrario, perché anche lei ci prese e ci disse tu, vi ricordate? È peso. È vero che è ad Akihabara anche Sabaku. Ovviamente non c'è una singola macchia di sangue. È agli stessi identici vestiti ora. Chiaro, chiaro, chiaro. Non è ferita, ma più che altro non ci riconosce. Not a scratch. Le stiamo facendo male? Anche perché se era 3 ore fa, voglio dire. Eccola qui. E Kurisu ci spinge via. E ci guarda male. Chiaramente, no, non ci stiamo capendo una fava, ma in questo non c'è dubbio. What's wrong with you? マキサクリスは何者かに刺されて血まみれで。またその話かよ。Itaru non ci ha mai presi sul serio neanche per un secondo? Ha ragione. Perché noi non gliel'abbiamo raccontato, se non sbaglio. Ragazzi, ma che razza di gioco è questo? Aspettate, noi non abbiamo... No, non vi voglio leggere, perché magari non me lo ricordo, ma ci sta. Noi non avevamo fatto il resoconto... Oh sì, guarda, non mi ricordo, sti cazzi. Pace, pace. Pace, vi leggo. Ma, ok. Vado avanti. またその話とはどういう意味？Again, in che senso? Infatti, infatti. だって1週間前にも僕にそんなメール送ってきたじOh ゃん。Jesus Christ, io ci rinuncio ragazzi, qua bisognerebbe farci un foglio di appunti di linee temporali ipotetiche, ma siamo fuori di testa. You send me the email like a week ago. Ma Cristo, cioè, era sempre 28/7, ma... Ti ho mandato Quando? un'email. Wait. Non c'è, non c'è! C'è solo Mayuri, questa qui. Non è vero. Cioè, non dovrebbe essere 何をバカな。マキセ・クリスが殺されているのを見たのはほんの3時間前だぞ。ちょっと勝手に殺さないでくれますか。私ピンピンしてますんで。そういえばあのメール。Sai, quel messaggio era strano, ok?送信日時が1Aveva週la data di間una settimana dopo che l'ho ricevuto.前。未来から来たっつうか。Che significa che veniva dal futuro. Eppure... Pur essendo noi nel futuro, non l'abbiamo mai mandato, no?
で妙な考察サイトでも見たのかだる。お前がとんでも理論を言い出すとは珍しい。È raro che tu parli di teorie ridicole. Come dire, vorrei essere l'unico pazzo della situazione. 違うがな。確かにメールの日付は1週間後の。Ah, te ne sei accorto, Itaru. In realtà l'avevi già implicato. あ、そっか。28日だから今日じゃん。Sì, ma... Ma... 12.54 Received Sent. Ma non sto interagendo. Qui abbiamo una received, però è del July 21. E sent, July 28. Vabbè. Che cazzo? È assurdo. Ricevuto. È vero, è vero, è vero. È esattamente come diceva lui. Ora, non ha senso nessuna. Nessun servizio di mail farebbe mai una cosa del genere. Ovviamente, subject trouble from Ocarin, qualcuno pugnalato, semplicemente spedito comunque ai 54 e ricevuto ai 56, per quanto una settimana di differenza nel futuro. Ma ci credo, Trezert. Ah, l'aveva inviata la mail prima che sparisse la gente. Ah, è vero, ma l'aveva mandata lui. L'aveva mandata lui, quindi? Era lui il personaggio a cui avevamo scritto quella mail? Sì, sì, il messaggio era più lungo. Sì, sì, sì. Come fa? Mi sto domandando a questo punto, ovviamente, per quale motivo Itaru non se lo ricordi. Ma la mail non è la stessa. Non è lo stesso Itaru. Ha avuto, no, un mancamento. Quando tutto si svuota intorno a lui, no? Sì, 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 Trezor, sì, sì, sì. Questo è giocare con tanti giorni in mezzo. Ovviamente mi scordo delle cose. Aumenteremo la frequenza anche per evitare questo. Ah, l'assurdità è solo aumentata in realtà. Chiaro? Chiaro. It was split into three mails. Salmon Stab? Bad Makisek? Quindi la stessa email, la vera email da noi mandata, si è splittata. Makisek Urisu, no? Uriso, don't? Perché ho mandato un messaggio così corto, in tre parti? Sì, sì, faremo tre live settimanali, non so da quando, ma a breve aumentiamo la frequenza. Non da questa settimana che fa ancora troppo caldo. Don't? Oh, non sto capendo un cazzo. And it looks like the third email got cut off. Yes, anche le precedenti in realtà, però c'era un seguito. Riconosco il contenuto. Riconosco il contenuto è un momento di salute mentale. Questa è la mail che ti ho mandato 3 ore fa. Ok. Ma ne ho mandata una, non tre. E dovrebbe esserci più testo. A volte in realtà basta semplicemente andare avanti, eh. Davvero l'ha ricevuto una settimana fa? Interessante. La Makise Kurisu è lì che origlia, perché insomma, anche se qui non è ferita, comunque non è una tipa qualsiasi, chiaramente. Esatto, 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 esattamente. E sbirce il Darus Phone. Sì, sì, beh, le real question qua sono parecchie, comunque. Sì, sì, utente generico, assolutamente, ti sconsiglio di non recuperare le live precedenti. Ok, ok, un po' di delirio. Che cosa intendi fare?
Le dita ne colpiscono i suoi capelli. Sono setosi. Oru. Jittai ga oru. Yahari. È come se voleva verificare che non fosse un fantasma. Ora gli arriva un ceffone formato famiglia. E invece è proprio quello che Makise sognava. Attenzione, butta bene. Le guance con le dita. Pesissimo, maledetti giapponesi. Sono così morbide, i corpi morti non sono così. Non che io ne abbia mai toccato uno, ovviamente. Arriva. Oi. Arriva. Lo Shoryuken in the face. Wait a minute, we're ready to test when I'm into her coming out of the elevator. Esattamente, sì. Come faccio a dubitarne ancora? Certo, la sua confusione. Claro. Chi c'era Radikan, no? Cos'era l'urlo che sentì? Che non sembrava l'urlo di lei, tra l'altro, eh? Non ho capito, Thomas, cosa mi stai suggerendo. Un'email che si è tagliata in tre parti, tocca i suoi capelli. Che nesso c'è tra le due cose? Tanto vado avanti. Ok. Ancora dubbi allucinatori. Naturalmente non può essere così. La stiamo per palpeggiare ancora in cerca di prove delle sue ferite. Finirà malissimo. Peso! Fantastico. È qui. È qui che purtroppo malediciamo la cipperia di questa versione. Vuoi farti arrestare? Voglio solo sapere la verità. Ok, si tira un po' su, ovviamente. Dobbiamo assolutamente indagare questa cosa che ci è appena stata detta. Louise Chan, l'eroina principale dell'anime The Familiar of Ten. Una tsundere. Her voice actress is the queen of tsundere. Sugimiya Rie. Nicknamed Sugiyu. Che sarà forse una doppiatrice reale? Ah, scusa, Thomas, ho capito. Forse è veramente reale una doppiatrice. Vediamo. Attenzione. Quindi? Sì, ok, già sappiamo. Ok, spiegazione, va bene. Bella per averla skippata. Dottor Nakabachi. Okari, nani itterun? Nakabachi no happyokai nara chushi ni natta jan. Peso. Era stata cancellata la sua presentazione, pure. Però il tetto è... Vabbè. Chushi? So... Per il crash del satellite, ma come? Non è accaduto dopo, peso. Esatto, le storie non combaciano assolutamente. Ah sì, c'è scritto fictional, scusate, quindi non può contenere nulla di reale, ok. Si rifà a personaggi reali con nome diverso, ok.
E l'anime era Zero no Tsukaima, che non ho mai visto, non conosco. Grazie, ragazzi. Esattamente, come dopo la sparizione di massa, diciamo, la storia di Mayuri non incontrava la mia, non combaciava con la mia. Devo sapere. Sono catturato in qualche plot sinistro? Sì, tra l'altro. Inizieremo anche noi a sbarellare come il nostro protagonista. Questo è un buon modo per immedesimarci. C'è un'altra cospirazione dell'organizzazione? Perché lui teoricamente è un pazzo che vede cose strane dove non ci sono. La verità è che noi non stiamo facendo altro che vedere cose strane, quindi non sappiamo più dove appigliarci, no? Mi sono idratato. Lui voleva maggiore rispetto, eh? Possiamo anche andare a leggere degli onorifici giapponesi, no? Isama, San, Chan, eccetera. Un sistema di suffissi che definiscono il livello del tizio con cui stai parlando. San, il più comune, con gli stranieri, gente dello stesso livello, in generale quando uno vuole essere elegante o comunque educato. Dopo un nome, una relazione più vicina, quindi San senza niente è signore, se tu dici invece tizio San è un po' lo conosci, Kun è il cin, il bambino. Amici maschi o maschi subordinati, io pensavo fosse più per i bambini. Male to female subordinati in professional environments, usato dai maschi verso le donne subordinate, questo non lo sapevo assolutamente. Chan, c'è dell'affetto ovviamente per i bambini, invece Chan è per i bambini. Pensavo che Kun fosse anche per questo, per i bambini. Beh sì, certo, certo, giocheremo anche gli altri Steins Gate, perché no? Chan, ok? Vediamo, cioè, tutto da vedere, comunque, why not? Tan, between close female friends, young girls. Ok, Tan, ancora più diminutivo, di Chan, personaggi finzionali, antropomorfizzazioni, per aggiungere carineria, e Shi. Beh, e Dono, Domo, quelli lì non ci sono. Un onorifico usato per le pubblicazioni formali come i giornali. Alcuni otaku, come Daru, usano Shi regolarmente. Ok. Ok. Lei comunque è tutta orecchi, il che è piuttosto strano, considerando che in teoria non ci conosce minimamente. Ok, finalmente ha capito che non sto mentendo, diciamo così. Stila danno sempre... E infatti, sarà dura farsi capire. Ed entra un uomo più anziano all'interno della stanza. Makise-san, soro-soro jikan desu shi, Makise-san, è quasi ora, stai a vedere che... Kirusu mi guarda l'ultima volta e si scusa, insomma, sighs, no? si dispiace, fa... No. And heads toward the small conference room, ok. Dovremmo andare anche noi. Andare dove? A sentire la lezione, no? La conferenza. Ah. Però qui c'è la ciccia, eh. Ah, ok, ma sempre qui si intende. Ok, Daru segue Kurisu, va tutto bene. Ok, anche lei è venuta a sentire la conferenza. Strano. Perché la donna genio Makise Kurisu ha bisogno di ascoltare una conferenza come questa? Ok, my guess was a bit off. Non era venuta a fare, ovviamente, la spettatrice, ma a tenere la conferenza o parte di essa. Makise Kurisu, che passa le sue giornate con una giacchetta sempre leggermente abbassata sulla sua uniforme da scolaretta. Ah sì? C'è una bella lezione di scienza, figata? È lei che tiene la conferenza.
la famosa genio girl giapponese che ha avuto le sue tesi pubblicate all'età di 17 anni, 18 pochi giorni fa. Sì, questo già in realtà c'era stato detto. Mi ha detto che sarebbe stato un ospite e se n'era dimenticato. A posto. Ok, la sua prima conferenza di questo tipo. Pretty mixed, beh, in realtà mi sembrano degli applausi belli, belli sostenuti. Studenti, ma anche alcuni professori. E Kurisu mi dà un'occhiata tagliente. Che cosa ho fatto? Quando le restituisco lo sguardo, lei lo distoglie. Quindi c'è, forse solo nella mente del buon Rintaro, forse, già una sorta di flirt. Microfono, nota il microfono. Dai. Non mi piace, beh, insomma. Ok. Ma ho imparato a Radikan, how cunning and aggressive she really is. Ed è vero in realtà questo. Ed anche se il suo omicidio è stato una sorta di allucinazione, il mio giudizio del personaggio che lei è, anche del suo carattere vero e proprio, è ancora giusto. E parlerà dei viaggi nel tempo. Non è esattamente la mia area di expertise, ma proverò il mio meglio. Time travel. È un concetto assurdo. Abbiamo subito l'obiezione. Ci ha regalato un urletto. Tutti ovviamente sono stupiti. Perhaps I'm a slight rude here, but I'm not one to just sit and listen to some genius girl's drivel. Sì, molto ai Saturni, sì. Scusate che mi sono messo il traduttore qua e ora voglio sapere ciance, sono le ciance. Time machine ga tsukure nai to kimetsukeru no wa soukei da. È presuntuoso da parte tua affermare questo, lo affermava anche il buon Stephen Hawking, a dire la verità. Ocarin. Mucha shiagatte. You magnificent fool. Daru mi fa un piccolo saluto, ma che cazzo sta succedendo? Ah, ma l'obiezione l'ha fatta Ocarin stesso, follia, l'ho capito adesso. Scusate. E quindi sta per essere sbattuto fuori per la centesima volta? Questa non aveva neanche iniziato a parlare? Assurdo. Chissà se è una cita Ace Attorney veramente, non so le date, questo è del 2009, forse potrebbe essere il primo Ace Attorney, i primi sono precedenti, erano su DS, potrebbero essere prima, boh. Ok, it's fine, I guess. It'll be easier to talk in a discussion format. Quindi, come dire, non preoccupatevi, ci parlo con sto tizio, con il pazzo. Esattamente. Aspettate, tolgo il traduttore, ma sono pronto per utilizzarlo nuovamente. Ok, lei ovviamente le girano un po' le palle e ci può stare, ma lui decide di non dare peso. Però se tipo ascoltassi quello che ho da dire, non sarebbe male. Gli scienziati hanno proposto molti modelli teoretici del time travel. Ce ne sono 11, ragazzi, che vale la pena menzionare. Quali sono le maggiori teorie? Allora, la Cosmic String Theory, at least. Si sta parlando Rintaro? Era del 2001 addirittura, ciao. Sì. Ma io il DS ci ho giocato come un matto. Allora, la prima è la stella di neutroni, la teoria della stella di neutroni, la teoria del buco nero e la teoria della velocità della luce.
La teoria dei tachioni, del wormhole, della materia esotica, della cosmic string theory, la stringa cosmica, la gravità quantistica, la cesium laser theory, mai sentita dire? Elementary particle ring laser theory e la Dirac antiparticle theory. Ok, veramente? Veramente? Veramente tutte verranno spiegate? No. Rintar, giustamente. Non ne sa mezza, almeno immagino che sia così. Ok, is a worth arrival after all. Tutti questi modelli ovviamente sono puramente teorici, va bene. Chiaramente alcuni si contraddicono gli uni con gli altri. Che cosa ne dici se qualcuno arriva con un dodicesimo modello, babe? Grande Rintaro. Rintaro ha veramente, veramente l'arroganza di quello che non sa un cazzo. È una cosa bellissima. Vediamo. Potrebbe essere contraddetto dal tredicesimo modello. Attenzione, uno scontro. She twisted my question and used it against me, ok? Touché, cheat, genius girl. Delirio. Ovviamente tutti lo stanno guardando, ma ci può anche stare. E chiaramente, soprattutto i professori non lo prendono bene, ci può anche stare anche questo. Forse ho esagerato, mi sono fatto trasportare, non voglio perdere la mia reputazione. Lose my credits, non so se sia esattamente reputazione, abbia qualcosa a che vedere con il fatto di poter essere qui, potrebbe anche essere quello. È Dunning-Kruger, esattamente quello pensavo, che tutti siamo Dunning-Kruger, però insomma, è la prima fase, quella atroce, no? Quella della più profonda ignoranza, della massima arroganza. Esatto. Andiamo avanti. E se la si calma un secondo, Ok, il viaggio verso il futuro è avvallabile presso di, cioè lo possiamo fare in accordo con la Einstein Special Theory of Relatività, la relatività speciale, ma dopo la andiamo a leggere. Per esempio, diciamo che qualcuno voglia andare dalla Neda Airport e prenda un aereo indirizzato a Okinawa, qua dovrei avere l'immagine geografica in testa e non ce l'ho. Al momento di arrivare, quella persona sarebbe un centesimo di milionesimo di secondo più avanti nel futuro di quello che sono io. Questo è vero, effettivamente. Andiamo a leggere la teoria della relatività. Allora, si riferisce alle due teorie pubblicate nel 1905 e la teoria generale della realtà del 16, rappresentate dal famoso MC al quadrato. La teoria della relatività speciale è definita dal seguente assioma: gli oggetti non possono viaggiare più veloce della velocità della luce. E man mano che la velocità si avvicina allo speed of light, alla velocità della luce, il tempo si approssima allo zero. Passaggio fra approssima allo zero, ok. Man mano che la... Era davvero così? Ok. Man mano che la velocità... Length. La lunghezza si... approssima allo zero. La massa si approccia all'infinito. Che cazzo vuol dire lunghezza in questo caso? Ah, lo scorrere del tempo. Ok. E la massa va verso l'infinito. Ok. La teoria generale della relatività aggiunge i seguenti assiomi. In presenza di grandi campi gravitazionali, il passaggio del tempo rallenta. In presenza di larghi campi gravitazionali, lo spazio si curva, e in presenza di larghi campi gravitazionali la massa accresce. Va bene, per quanto io non mi intenda di queste cose, fin qua più o meno. What does that mean? The time moves slower for il tempo si muove più lentamente per oggetti che si avvicinano alla velocità della luce. Per esempio, se tu potessi correre in una velocità simile a quella della luce, potresti raggiungere un punto in cui il tempo si muove addirittura alla metà per te, più lentamente. Ho capito, Ultimate Jagger, grazie.
La contrazione delle lunghezze sarebbe che se vai ad altra velocità percepisci le lunghezze come ridotte. Lo si vede quando cercano di renderlo nei film di fantascienza, effettivamente, no? Ok, Saturnius, la massa che approccia infinito non è corretto, la parte del tempo quasi. In che senso non è corretto? Non c'era questa massa che andava a infinito, l'avevo sentito dire anch'io. Però sarebbe interessante sapere qualcosa di un pochino più preciso. Comunque vi leggo fra un attimo, intanto andiamo avanti. 24 ore Ah, ne ha parlato oggi Adrian? Beh, allora, siamo a posto. Se tu potessi correre a quella velocità per 24 ore, 48 ore, passerebbero nel resto del mondo. In pratica tu faresti un salto di un giorno nel futuro. Hai capito? Howonin? Come si pronunciava? Non mi ricordo. Ok. Comunque sarebbe anche la canzone dei Queen 39, se avete presente. Ok, lei lo ha puntato, no? Come dire, ti do una bella lezione. Hoin, è solo Hoin? Ok. Abbiamo messo molto back, ok, ma Kise vuole combattere. Non avrei voluto che avesse detto questo nome davanti a così tante persone. Nome che è immaginario, tra l'altro. È un rischio troppo grande lasciare che gli altri conoscano il mio vero nome. Hoin Kyoma. E basta. Ok. Sorewa Helikuts dewa nai kana? Ma questo non è un vero viaggio nel tempo, non dico bene? Chiede il professore. È un'obiezione. Esattamente, il suo esempio non è propriamente viaggio nel tempo, di per sé. Ma non mi immaginavo che un uomo più vecchio, un professore, si mettesse a confutare una diciottenne. Forse vuole testare la resistenza del genio, no? Sì. Concede il punto. Chiaramente è più cazzuta della normale diciottenne, claro. Ok. E invece lei è molto orgogliosa e forte, eh? Esattamente. Ciao Wise Wacky Wizard. Grazie. Sì, una posa da dissing, Ryan. E così, insomma, diciamo che la forza necessaria ad accelerare una massa tende a infinito avvicinandosi alla velocità della luce, quindi è come se la sua massa tendesse a infinito. Ma non è che un oggetto aumenta la sua massa. Molto bello, grazie Saturnius, che evidentemente sai di che cosa si sta parlando, grazie mille. Dewa kakko ni wa ikeru no kana? Ovviamente, cosa mi dici dell'andare nel passato? Andare nel passato è possibile proprio adesso. Take a look at the sky. Guarda il cielo di notte. Ah beh, ok. Semplicemente così, vedi le luci da migliaia di anni fa, no? Questo non è time travel, dice giustamente un'altra tizia. Ed è una studentessa, no? Ehi, stavo appena iniziando. Insomma, le stanno iniziando un po' a saltare i nervi. Diciamo che vogliamo costruire una macchina che possa fisicamente trasportare la gente attraverso il tempo. La macchina del tempo. Di che cosa avremo bisogno? I migliori candidati per questo sono stringhe cosmiche e wormhole. Un po' interstellar, no? Come stringhe, string-shaped crevice con una massa estrema. Vorrei la parola esatta per crevice. Ve la vado a beccare. Non c'è in italiano. Fessura, crepa, fenditura, crepatura. A stringe of crevice. Deve essere così che loro entrano nel nostro universo. Sta riflettendo quindi Rintaro, eh?
Capisco, Ryan, capisco. Una mazza estrema. La massa non è realmente la quantità di materia, ma la capacità di un corpo di contrastare una forza esterna, quindi la forza di inerzia che può opporre. Qui dalla nostra chat, altro che Steins Gate, siamo molto più avanti. E qui invece Rintaro si sta facendo il suo viaggio mentale. Ma esistono davvero queste cosmic strings, queste crepe, queste fenditure? Eccola qua. La crepa, diciamo così, è as wide as an è tanto grande quanto, tanto larga quanto una particella elementare. E lunga almeno quanto il diametro di una galassia. Che figata. Ha una massa immensa e così distorce lo spazio-tempo. Se tu ci viaggiassi attraverso questa distorsione, you could make a full circle around the string in less than 360 gradi. Potresti fare un full circle in meno di 360 gradi. Ragazzi, si vola alti a livello di astrazione. Infatti Trezert, bella lì. Eh sì, ma è quando non c'è nessun nome che vado un po' nel panico. Cioè, prima non c'era nessun nome, allora mi chiedo se sia... Se quando non c'è nessun nome lui intenda il parlante precedente o è il pensiero interno di Rintaro. E direi che è il pensiero di Rintaro, eh. Eh sì, abbiamo beccato le onde gravitazionali, vero, vero. Anche Adrian ha fatto un video su... ha fatto un video anche su questo. Dai. Andiamo avanti. Puoi fare una sorta di warp. Questo è chiamato deficit angolare dello spazio-tempo. Quando passi attraverso un'area di deficit angolare, il tempo di transito diventa zero. Ma che figata fottuta è, ragazzi? Vorrei leggerle sul serio queste cose. Ora noi applichiamo questa, una cosmic string che si muove vicina alla velocità della luce. In accordo con la teoria speciale della relatività, il tempo scorrerà più lentamente per la cosmic string rispetto a ciò che la circonda. Quindi passare attraverso l'area del deficit angolare causerebbe il transito di tempo, lo renderebbe il transito del tempo, il passaggio, passare del tempo negativo invece di zero. Peso. In other words, you will arrive in the past after transit. Tutto ciò è pazzesco. Ma perché Stephen Hawking queste cose non me le racconta nei suoi libri? Ok. Giustamente, dice il microfono. Il problema è che a studiare seriamente ti riempi, giustamente, di matematica ad altissimo livello, altrimenti cade in semplificazioni dovute alla limitatezza della nostra lingua, il che non fa una piega. Penso che sia la sfida più grossa per i divulgatori riuscire a tradurre in concetti che non siano poi delle cagate. Cioè, deve essere non facile, infatti. Se tu usi due cosmic strings, you can do a space deficit jump. If you look back to your original location, you can return to the same time you started revolving. Ok, infatti, Jagger, infatti. Va bene. E questo, detto un po' alla buona, è il time travel secondo le stringhe. Che non sono, le cosmic strings non sono la stessa cosa delle super stringhe, che ci sono appena state introdotte e andiamo. Allora, le super stringhe, la teoria delle super stringhe, che non è la teoria delle stringhe, oddio mio, oddio, perché sono così ignorante. In fisica, la teoria che tutta la materia nell'universo sia composta da stringhe, la variazione delle quali si manifesta in particelle elementari. Questa teoria, che postula 11 dimensioni, questa è l'unica parte che mi ricordavo, è correttamente impossibile da provare sperimentalmente. In ogni caso, si dice che se questa teoria fosse provata, spiegherebbe tutti i fenomeni dalla nascita e lo scopo forse non è una parola giusta, dell'universo fino al livello macro. A livello macro, alle particelle elementari come i quark a livello micro. Insomma, potrebbe essere una teoria del tutto se la si sistemasse.
Vediamo invece il discorso delle particelle elementari, le più piccole unità di materia. Comunque la definizione di cosa costituisce una particella elementare non è chiara. Alcune particelle elementari hanno una corrispondente antiparticella con carica opposta. La teoria delle stringhe contiene quella delle superstringhe. Molto molto bene. Sì, davvero questo gioco doveva portare Adrian. Ragazzi, non sono all'altezza, scusate. Però voi potete tamponare la cosa. Brian Green, l'universo elegante, quindi lettura consigliata by microfono. Bella lì. By the way, just another the misunderstanding, ok. Quindi tu hai bisogno di tre cose per viaggiare nel passato con le stringhe cosmiche. Le stringhe cosmiche stesse. Due, ad essere esatti. In ogni caso, si ipotizza che esistano solo quando l'universo era appena formato, così potrebbe essere piuttosto difficile trovarle, ok. Secondo luogo, tu avresti bisogno dell'energia richiesta per farle muovere ad una velocità vicina a quella della luce. Quanta energia avresti bisogno per accelerare qualcosa lungo come la Via Lattea, qualcosa di vicino alla velocità della luce? Sono abbastanza sicura che si tratti di qualcosa di più di 1,21 gigawatts, che detta così ci ricorda Doc. Originata... Ah, è veramente una citazione da Ritorno al Futuro, originata dalla trilogia degli anni 80 di Hollywood, ovviamente. Claro, claro, claro. Nel primo film l'inventore della Time Machine disse che aveva bisogno di 21 gigawatts, il potere di viaggiare attraverso il tempo. In realtà l'unità gigawatt non esiste, lo scriptwriter made a spelling mistake, ovviamente erano i gigawatt, ma va bene lo stesso, poi all'epoca figurate in quanti ce ne eravamo accorti, nessuno. Ok, scusate. E qua qualcuno si fa una risata dall'audience perché ha fatto la simpa, avete capito, ha fatto la gag brillante. Third, hai bisogno di una nave spaziale capace di raggiungere queste cosmic strings e ritornare con il viaggiatore nel tempo vivo, ovviamente. Che figata, Jager. Che cosa ne pensi, Owen-san? Care to take on the challenge of cosmic string time travel? Come se fosse possibile. Vedete, quando non c'è nessun nome è il pensiero di Rintaro, eh? E perché si rivolge continuamente a me? Forse perché è conscia di averlo già visto, o comunque potrebbe anche solo semplicemente aver capito che lui ha alluso ai viaggi nel tempo, il fatto che lui si sia stupito di vederla. Se lei è una viaggiatrice nel tempo, noi possiamo pensare che lei conosca bene Rintaro perché l'ha già visto in altre diramazioni temporali. Potrebbe essere. E quando adesso address me, I wasn't even the one who jeered this time. Non ero neppure stato io a romperle le balle questa volta. Sembra proprio che Owen-san non voglia affrontare la sfida. Ho capito, Wacky Wizard, ho capito. Allora consideriamo i wormhole. Ragazzi, è lunghetto sto gioco, eh? A me piace però, ve lo dico, quindi ragazzi, sarà una cosa molto di nicchia questa blind run. They may be a little more realistic than cosmic strings. Potrebbero essere un po' più realistici i wormhole delle cosmic strings. Owen-san, do you know what wormholes are? Non me lo chiedere, sto cercando di trattenermi. Però, siccome mi ha sfidato, non posso lasciare la questione senza una risposta. È come una scorciatoia attraverso lo spazio, dico bene. Questo fin qua l'avrei potuto dire anch'io, molto bene. Attenzione. That's correct. Quindi bastava avere visto Interstellar. Ok. I got it right. Claro. Questi sono due wormhole uniti da un tunnel. No matter how far the wormhole are, transit time through the tunnel is zero.
Ma c'è un problema. Il tunnel soffre di supergravità e collassa appena si apre. Più o meno. Così abbiamo qualcosa che abbiamo bisogno di qualcosa che neghi l'effetto di questa gravità. La materia esotica. Una sostanza con massa negativa che repelle l'altra materia. Massa negativa? È qualcosa che fluttua se la lasci per terra. Ok. Forse no. Non posso neanche immaginare che cosa potrebbe essere. Rintaro se la sta cavando praticamente tacendo o dicendo il minimo possibile. Alza il suo pugno destro. Potrebbero farci vedere un disegno, eh? Diciamo che questo wormhole tunnel sia squizzato. Squizzato, squished forse non è. Non è squizzato. Esatto, Stefano, esatto. Vediamo esattamente. Squished. Perché squizzato forse non è neanche Italia. Beh, schiacciato, va là che andava benissimo. Da un Invisible Fist. Per passare hai bisogno di qualcosa che possa opporsi alla forza del pugno, così che non lo possa più schiacciare. Apre il suo pugno. Lo stabilizzi con la materia esotica e istantaneamente il viaggio diventa possibile. Però ci vuole un po' di più, non basta. Diciamo che sono entrata da Chiabara e l'uscita sia a Los Angeles. Ok. Ah, we send the wormhole in LA all the way to the end of the universe at near the speed of light, and once it's there we yank it back to LA. Ah, ok, il tempo rallenta per gli oggetti che si muovono alla velocità della luce, meaning the hole that returned to LA would be further in the past from the Akihabara Hall. Ok, in questo caso arriveresti anni prima di essere partito. L'Urashima Effect. Ma ancora questo non è un vero time travel. Lo sembra. È chiamato l'Urashima Effect, che andremo a leggere. Sempre di materia scientifica. Tanto leggo Jagera. Inerzia negativa sarebbe un tipo di forza di gravità che repelle invece di attrarre. Attualmente la forza di gravità sembra essere l'unica forza fondamentale a non avere effetti repulsivi. Leggiamo l'Urashima Effect. Nella relatività speciale, un fenomeno che si origina dal fatto che il tempo rallenta man mano che un oggetto si avvicina alla velocità della luce. Per esempio, immagina che un astronauta navighi vicino a una stella. And back at close to the speed of light, faccio avanti e indietro da una stella a velocità vicino alla luce. Questo viaggio potrebbe durare pochi anni dalla prospettiva dell'astronauta, ma ritornerebbe sulla Terra e scoprirebbe che migliaia di anni sono passati in sua assenza. Ok, questo è il 39 in poche parole. Andiamo avanti. Ho sbagliato. Via. La parte importante è ritornare da Akihabara from LA attraverso il wormhole un'altra volta. Since the transit time is zero. E così il nostro Owen-san tornerebbe da Akihabara molti anni nel passato. Time travel complete. Ci dice il nostro Saturnius che la teoria dell'utilizzo di materia a gravità negativa mi pare sia quella matematicamente più valida per viaggiare a velocità superiori a quelle della luce. Ma non è impossibile viaggiare a velocità superiori a quelle della luce se non mettendo due cose molto molto vicine. Mi ricordo che ne parlava Stephen Hawking. Ragazzi, io non so un cazzo di sta roba, porca loca. Va bene. Comunque sia, i prerequisiti for wormhole travel sono più semplici di quelli per cosmic string travel. Prima avremo bisogno del wormhole itself, che può esistere da qualche parte nell'universo, ma nessuno ne ha mai visto uno. Secondo, l'energia richiesta per muovere un wormhole to the end of the universe and back at near light speed.
e poi la materia esotica, che in ogni caso non è ancora, la cui esistenza non è ancora stata confermata. Sbaglio o non è più così? Non vorrei dire una sciocchezza. Fatemelo sapere. Insomma, ci vorrebbe uno sforzo abnorme per implementare una di queste due. Vedi che cosa intendo quando dico che il viaggio nel tempo è un concetto assurdo? Sono semplicemente esperimenti del ragionamento. In nessun modo è possibile attraverso essi creare una macchina del tempo utilizzabile. E questa è la mia risposta. E insomma, ha saputo rispondere, si è saputa difendere. Non c'è qualcosa di più semplice, qualcosa che puoi tirare fuori dall'armadio, no? E usare e basta. Mi dispiace. Però forse un forno a microonde, io ci credo ancora. Affirm declaration. Questo è il limite della fisica moderna. Non posso sapere quanto cambierà in 10 anni. E 10 anni è oggi. Anche se qualcuno superasse i limiti logistici, ci sarebbero altri fattori che prevengono il time travel dal funzionare. Principio di causalità. E questo perché i problemi fondamentali che concernono il principio di causalità non sono ancora stati risolti. Vediamo che cosa intende. Un scientifico e filosofico principio che dichiara che ogni evento ha una causa. Beh, Heisenberg? Boh, non vorrei dire una stanza, però... And it is by that cause that an effect is produced. The theory of relativity is founded upon this principle. However, quantum physicists have observed microscale phenomena that do not appear to obey the principle of causality. Infatti, mi pare che il principio di indeterminazione, che secondo Stephen Hawking è il principio più principio dei principi, nega la causalità. Quindi questa è una parte che in teoria dovrebbe essere più datata, però insomma andiamo avanti. Paradossi temporali e conservazione della massa, dice Rintaro, eh? La massa dell'intero universo è costante. If a time machine travel from the future to the past, there would be suddenly extra massa of the time machine and its pilot in the past. Praticamente creeresti, aumenteresti la quantità di materia. Il principio di causalità può essere aggirato, ma non invalidato dalla teoria del multiverso. E presumo che sia quello che ci stanno per dire, mi viene da dire, perché dove lui sta andando a parare adesso potrebbe essere. Ok, questa probabilmente è una citazione fantascientifica che non colgo, ma non importa. Ok. Ma se tu pensi che la conservazione della massa si applichi ai macrosistemi come l'universo, ai microsistemi come atomi o le particelle elementari, ti sbagli. Cosa davvero? Dovremmo essere nel campo della fisica quantistica, meccanica quantistica, io credo. Lei ride di me, è mortificante. Si applica soltanto alle reazioni chimiche. Non regge affatto nella fisica moderna. Un po' sì. Qualcuno può... Something can come from nothing. C'era quel libro di... L'ho letto anch'io. Quello di Zeilinger che si chiama Il velo di Einstein. Parlava proprio di sta roba qui. Sì. That's pretty amazing, sì. E quindi qual è il problema? Il vero problema è il paradosso temporale dei paradossi temporali. In other words, the grandfather paradox. Il paradosso, il padre di tutti i paradossi, mettiamolo così. Ah, quella cosa dove tu sei uccisa dai tuoi antenati prima di essere nata, no? Sarebbe a dire che... In effetti, se ci pensi, il nonno, sì, no, ma per dire il paradosso del... Ah, ha proprio riferimento al paradosso del nonno. Ok, sorry, era proprio alla lettera. Mi sono lasciato prendere.
Finché questo paradosso non viene risolto, time travel, can be never, non potrà mai essere realizzato. Never! Domanda stupida. Che succede se non li uccidi? Ma ovviamente la risposta di tutto questo, me l'avete già accennato in chat, la risposta di tutto questo è un multiverso. Cioè, io sono convinto che questo anime visual novel ci parlerà di un multiverso iper intrecciato e iper imbazzato. Cioè, la mia idea è questa. E se beh, però potrei sempre non ucciderli. Non puoi pensarla come se fosse un sci-fi movie. Non è una questione che riguarda il tuo family tree, il tuo albero genealogico. Ci sono ben più grandi pericoli di questi. Se ne parlava anche noi nel video che avevamo fatto con Adrian. Non sembra così pericoloso, dice il nostro, no? Pensa il nostro. Ogni paradosso, non importa quanto sia piccolo, causerebbe il totale collasso della causalità, relatività e oltre e ogni altra legge fisica esistente. Non però, mi viene da dire, del... sì, sì, effetto farfalla, certamente. Non però mi viene da dire del principio di indeterminazione, eh? Easily forgotten, no, non da chi studia fisica, ma spesso online lo vedo molto forgotten. Va bene, andiamo avanti. Paradox are nothing more than thought experiments. Sono esperimenti mentali. Non possono accadere nella realtà. E non dovrebbero. Cioè, il fatto che ammazzi tuo nonno, no? Come Marty McFly con la foto, no? Che dice, sto scomparendo perché non nasco più. Ovviamente, figurati, no? Niente che abbia anche uno 0,0 chance of causing a paradox can happen. The universe won't allow it. Ma non pensate che questa sia la logica conclusione? Possono esserci dei loophole, come mondi paralleli, or like parallel worlds, or the self-consistency principle. Potrebbero esserci dei loophole? Non so cosa sia il self-consistency principle. Che cosa intende con il principio di autoconsistenza? Ma questi sembrano essere troppo fantastici per me, per essere accettati. Scusatemi, ma siamo in live, non ce ne importa nulla delle views. Self-consistency theory. E cliccamela. Ah no, ma qua mi sta andando su un libro. Novikov Self-Consistency Principle. Diamoci un'occhiata. Un principio sviluppato dal russo Novikov negli anni '80. Intende risolvere il problema del paradosso nei viaggi nel tempo. Dice che se un evento esiste che causerebbe un paradosso, ogni cambiamento nel passato, la probabilità di questo evento è zero. Sarebbe quindi impossibile creare time paradoxes, paradossi temporali. Sì, ok, ti dice semplicemente che non si può, ma immagino ci sia della matematica sotto quello che dicevamo prima. Mamma mia, quanta roba figa però. Vediamo se ci sono... Ma la pagina Wikipedia già è di un livello di complessità e di lunghezza che non si presta. Ma quanta... implicazioni per i viaggiatori nel tempo. L'assunzione del self-consistency principle può essere estesa a ipotetici scenari che coinvolgano viaggiatori intelligenti nel tempo come oggetti. Bla bla bla. Uff, è troppo lunga, ragazzi, troppo lunga. Implicherebbe che non possono cambiare il passato. Ogni essere che andasse attraverso un wormhole e cercasse di cambiare il passato sarebbe prevented by physical law from making the change. In altre parole, la libera volontà, the free will of the being, dell'essere, fosse intelligente o meno, sarebbe costretta. Mi sembra un po' che stiamo cazzeggiando. Sì, sì, vero, vero, vero. Mi sembra anche a me che abbia poco di matematico, eh? Sì, non mi sembrava un po' una stronzata letta così, però non mi permetto. Vi leggo, un secondo, eh? Certo, Jäger, sì. Andiamo avanti. Ok, infatti lei stessa dice un po' troppo fantasy per me.
buttarlo. Andiamo avanti. Lui probabilmente non ci sta capendo un cazzo. Non riesce a leggere il suo sguardo. Deve concedere. Ma Kise Kurisu è davvero un genio. E così ha ascoltato tutte le lezioni di Kurisu alla TF. Ha spiegato il resto con la stessa eloquenza. All'inizio sembrava un po' nervosa, ma poi insomma ci ha preso la mano, ovviamente. Questa è una tipa in gambissima. E alla fine era qualcosa di impressionante. Non avresti detto che aveva 18 anni, eccetera, eccetera, che era la sua prima volta. Ha risposto bene alle mie domande maliziose con sarcasmo. Ha fegato. Questo è un momento in cui vediamo Rintaro concedere e ammirare qualcuno, Questa è una cosa nuova nella delineazione di questo personaggio. L'abbiamo sempre visto complottisticamente credersi il genio che ha capito tutto e gli altri non hanno capito un cazzo. In questo caso è come se la realtà bussasse alla sua porta e lui aprisse per una volta. Certo, Trezor, te quella citazione così. Ah, attenzione, subito mi smentisce, La sto elogiando. A parte questo, io ho visto Makise Kurisu morta. E ora è viva, eppure è viva. I miei ricordi non si sposano con la realtà. E non è solo per il discorso di Kurisu. La mia conversazione con Daru e Mayuri, neppure quella ha senso. Avrebbe tutto sarebbe salto se dicessi a me stesso che quello che ho visto era un sogno, un'illusione, qualcosa che non è mai successo. Ma mai dire mai. Questo mi lascia senza scelta. Un tempio. Dopo essermi separato, no, da Daru alla TF, mi sono diretto allo Yanabayashi Shrine. Ho bisogno di essere esorcizzato. Vi dico una cosa, voglio guardare Shrine nei suoi molteplici significati, già che siamo qua. Santuario, ma non ne aveva tanti altri di sì. Sepolcro, reliquiario. Posto sacro, eccetera, eccetera. È figa l'app di Google Traduttore, non l'ho mai usato. Eccoci qua. Dubito, no, che fosse un fantasma. In ogni caso, è naturale cercare un esorcismo dopo una simile esperienza. Sono giapponese nel nostro sangue. Ok, qua è il delirio, naturalmente. Lui prima diceva: se io non mi rifiuto delle cose antiscientifiche, sono uno scienziato pazzo, quello è un fantasma. Quindi lui sbarella completamente, insomma, il principio di non contraddizione, non lo abita. Questo è molto giapponese in realtà, filosoficamente parlando. Yanabayashi Shrine is located on the other side of Kanda River. To find it, enter the first blah 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 blah. Small shrine doesn't fit with the surrounding multi-tenant buildings, ok? No, spoiler in chat, non lo voglio leggere, se c'è un mod lo cancelli. Ok, dai. È piccino, ok? Sì, insomma, va a fare le cose abbastanza in privato, dai. Cicale. Ok. Ma Ocarina, ma c'è Mayuri. Ci sono due ragazze. Claro. E una di quelle è Mayuri. Forse dovrei dissimulare il mio entusiasmo. L'altra è una che sembra docile bellezza in traditional Miko attire. Il Miko attire chiaramente è un vestito che ora andiamo a leggere, e lei si chiama Urishibara Luca. Leggiamo un po', perché ci piace tutto questo, tutta questa lore. Questo gioco potrebbe durare anni, quindi ok, però a me piace un sacco, cosa vi devo dire. Shrine Maidens, le sacerdotesse, diciamo così, nella religione Shinto. Ah, Miko, sono proprio le sacerdotesse della religione Shinto, lo Shintoismo. Miko, typically dress, tipicamente si vestono in un white kimono con un red hakama, or skirt, una gonna rossa.
Il loro ruolo è di assistere i sacerdoti nel performare rituali e eventi. A posto. Madonna, io adoro, io vi dico la verità, cioè mi rendo conto che magari non è proprio lo show dell'anno, però io lo adoro, cioè non è molto action, però mi piace un sacco. Cioè questo gioco unisce il mio desiderio di portare roba giapponese, il mio desiderio di portare videogiochi e la figata di leggere insieme un libro, leggere insieme dei racconti, che è una cosa che ho sempre desiderato fare, che non ho mai fatto. Cioè, e in più, pesca poi in un... Non leggo, bella che lo scrivete. Trezert, tu sei mod, dovrebbero esserci altri mod. Cancellate gli spoiler. Urushibara Luka, dai. A stunning example of feminine charm and grace. I agree with you. Andiamo avanti. Labbra delicate come cherry blossom in bloom, come fiori di ciliegio in fiore. Che non lo diresti dal disegno? Ok. L'essenza della bellezza giapponese. Anche questo non diresti dal disegno, che occidentalizza qualunque cosa. Andiamo avanti. Chiaro è la figlia del prete capo, dai. That's right, son. Scommetto che avete riso, maledetti. Scommetto che avete riso. Dai, vaffanculo. Ai. Maledetto. C'era una trappola. E purtroppo non ho fatto la palla di fuoco per terra per farla scattare come ai tempi della fortezza di Sen, ma ci sono finito con tutte le scarpe. Eh sì, è il figlio, lol. Infatti Luca potrebbe acquisire un senso in quel senso lì. Lovely in every way, but he's a guy. Hey. Ok. Porcala. Quindi un personaggio. Ce lo dobbiamo dimenticare. E good afternoon, Okabe-san, ci dice Luca. Caro Luca. Che tra l'altro, cioè, scusatemi, ma a parte che anche questo è molto giapponese, non c'è dubbio. Ma Ryuka potrebbe essere la pronuncia, però può comunque essere scritto Luca nel... E poi in realtà Ryuka, cioè la L pronunciata R, è tipica delle donne e dei personaggi effeminati. E nell'anime è Ryuka, però, cioè, tu puoi benissimo scrivere Luca e pronunciare, perché non tutti i giapponesi pronunciano la L R. Comunque sia, in ogni caso, poteva anche trarre in inganno un fine conoscitore delle tradizioni shintoiste, perché effettivamente è vestito come una sacerdotessa. Quindi il trappolone era in qualche modo inevitabile. La L non ce l'hanno proprio nel vocabolario. Ma a dire il vero, io ho fatto un corso di giapponese, ricordo, un po' diverso. Cioè che la lettura dipende molto dalla tua... da chi sei, dalla tua posizione sociale. Cioè, la lettura della LR... però non vorrei dire una stronzata, quindi me la evito perché non mi ricordo assolutamente. Comunque, andiamo avanti. Gwendolyn again, assolutamente sì. Muove la sua testa, ok? La voce di una donna, di una ragazza, i modi di una ragazza. Ed è l'abbreviazione di Rukaku, ok? Più femminile di qualunque ragazza che io conosca. Ma è un ragazzo. Più alto di Mayuri. E al tempo stesso così slender, che è magrolino, no? Ma è un ragazzo. E molto molto sta molto bene nei vestiti Miko, ma è un ragazzo. Qui abbiamo Rintaro che cerca di farsi un promemoria. Tiene un bamboo broom, una scopa di bambù, e stava pulendo apparentemente. Cazzato. Anche se essere ancora così caldo. Veramente. Eh sì, microfono. Confesso di averlo pensato anch'io. But this guy. Maledette cicale che non tacciono.
Ok. Lukaku. Quella spada che ti ho dato. Attenzione, Blade poi potrebbe essere anche solo lama, ma... Che cosa gli è successo? È un mio amico, quindi lo chiamo Lukaku. L'ho incontrato quando l'ho raccolto da... L'ho salvato da alcuni aggressivi fotografi in Akiba's Pedestrian Heaven. Andiamo al Pedestrian Heaven? È un vicinato di Tokyo, come Akihabara, quindi un quartiere. Close major streets on busy shopping days. E quindi è un grande marciapiede, no? Le strade diventano grandi marciapiedi che facilitano l'accesso ai pedoni. Ok. Soccorso, sì. Ah, such as, nel senso... Però qua dice such as Akihabara, sembra che siano due cose diverse. Però sì, mi pareva che Akiba, lui intendesse con Akiba Akihabara. Non mi ricordo, ragazzi. Ah, è semplicemente la contrazione. Bella lì, grazie per i fumetti. Benissimo. Ok. Quindi praticamente è una parte di Akihabara, questo pedestrian coso, dove tutti i pedoni fanno i cazzi loro, fantastico. It also so happens that Lukaku e Mayuri sono compagni di classe. Ok, l'ho imparato dopo che l'ho conosciuto. He's taken aback by my sharp question. Ah, quasi piange? Confesso di stare guardando poco i volti che in realtà hanno delle espressioni. Ma tu intendi la Demon Sword Samidare? Te l'ho portata così che tu imparassi a controllare il tuo potere. L'hai comprata Blade Works? Andiamo a vedere perché voglio capire se sta parlando davvero. È finzionale, ci tengono a dire che Blade Works è finzionale. Uno dei tanti negozi ad Akihabara che vendono repliche di armi, chiaramente. Includono Japanese Sengoku, spade del periodo Sengoku, spade del medioevo europeo e armature da cavaliere. Ovviamente non saranno armi affilate, perché non credo sia possibile venderle. Andiamo avanti. Ok, lui non vuole ovviamente che si riveli il costo che ha avuto per lui. Ok. Fatemi capire, scusate. Perché they will come to silence you? Non l'ho capito. Cioè, per quale motivo lui fa riferimento a Dei, l'organizzazione, eccetera, per una cosa come il costo di un oggetto alla Akihabara? Hai fatto allenamento, come ti avevo detto? Ok, una volta al giorno. Ok, chi è l'esorcista qua? È lui. Se no che su carriera master. Ok, quindi questa scuola di scherma, diciamo, puoi impedire che la fiamma oscura dentro di te consumi la tua anima. Ma si riferisce alla sua natura effeminata, quindi abbiamo un rintaro in qualche modo sessista? Non lo sappiamo. La spada può essere intimidatoria, no? In qualche modo. Ma è solo la forma che prende per nascondersi dal mondo. Ok? Quando arriva qualcuno degno, no? Rivela il suo vero potere. Sto pensando un po' a Bleach, ma di che cosa stiamo parlando? È sicuramente un delirio di Rintaro, ovviamente. Ed era in vendita 980 yen, tasse incluse.
le vuole insegnare a combattere l'organizzazione. Quindi in realtà Rintaro, hai visto Algorix? Quindi in realtà Rintaro vuole organizzare una specie di esercito, però la nostra amica Ryuka non è parte del laboratorio e quindi del club, in teoria, però sembra che la stia allenando in quel senso, ok? Un bellissimo regalo. Il mio nome non è Okabe. Perché l'ha chiamato Okabe? È Okarin. Ah, sarebbe Rintaro Okabe, madonna, non mi ricordo i nomi. Cosa ho detto di amico? Che mi state correggendo amico? Ah, il sesso della tipa, tipo. Ma in realtà, voglio dire, se... bisognerebbe capire se Ryuka si sente donna o è solo una posa che lei magari non è neanche consapevole di avere, perché in quel caso sarebbe più rispettoso chiamarla amica. Cioè, se lei si vive, se lui si vive come un personaggio femminile, per me io posso anche chiamarla lei, poi... cioè, posso anche non averci interazioni in quel senso lì, però, capite, è complicato nel discorso del genere, del sesso, insomma, è un casino, diciamo. Però si sente donna o agisce solo da donna, ma non è consapevole di questo suo desiderio, e quindi è un casino. It's Okarin. Kyoma-san. Speak the words. Poverine, i poverini. Ok. Such a lovely smile. Sapevo che l'avrebbe fatto. But he's a guy. Una così bella relazione, maestro discepolo. Mayushi is not a Fujoshi. But she's getting a little bit guy. Cos'è questo Fujoshi? Un termine per female otaku con un particolare interesse in yaoi, quindi sono i manga omosessuali, dico bene, o works of fiction that depict homosexual relations between men. Does not apply to female otaku in general. Ok. Va bene. Accidenti, ok. Quindi non è una fan degli yaoi, ma è citato. Quindi si vuole uomo omosessuale, la nostra Ryuka. Casino. Jeez. Io, Wayne Kyoma, sono andato molto in là con il lavaggio del cervello. Teach Lukaku about the evil conspiracies that rule the world and how to resist them. Ok, la spada fa parte di tutto questo. Mamma mia. È un personaggio del tutto positivo, ma non è molto poco positivo il nostro Rintaro. Ok. Cioè, lui è fuso e finisce per avere quasi, si potrebbe quasi dire, un seguito di persone più fuse di lui. In realtà è molto triste tutto questo. Cioè, questa accoppiata che abbiamo davanti, Mayuri e Ryuka, è un po'... accidenti. È un po' così, eh? E sono le 16:03, boh, andiamo avanti ancora un pochino, un quarto d'ora. Ok, ha la debolezza di non essere troppo sveglio e di essere troppo timido, timid, asterisco. Che fai qua, Mayuri? Volevo vedere Luca, ok. Tra poco c'è il Komima e voglio che faccia il cosplay di Kirari-chan da Rainet.
ma non è d'accordo, andiamo a leggere un po' di cosine. Kira Ri-chan, l'eroina di Rainet Kakeru, il suo full name is Nishimura Kirari, è una smart and intelligent quinth grade, she is also cute and has good personality, but a perfect girl. Ok, passionate about fashion, hates mushrooms. Rainet Kakeru, di che cos'era la cheat? Di che cos'era la cheat? Ciao microfono. Cos'era Rainet Kakeru? Perché avevamo capito di quale anime era la citazione, ma non me lo ricordo assolutamente. Se ve lo ricordate, scrivetelo. E il Komima? Chiaramente Comic Giga Market, un massivo otaku event tenuto due volte all'anno a Tokyo Big Sight. Ogni Komima, migliaia di artisti si riuniscono per vendere le loro creazioni. Chissà che non sia quello che si vede in NHK. Which range from erotic manga based on popular anime to original figures, music and games. Il prossimo Komima sarà tenuto il 15 agosto. Ok, era Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ok, vabbè, quindi per me è come dire nulla perché non ho mai seguito. Ok. Notare che si imbarazza a fare cosplay quando lei di fatto è un cosplay, nel senso è comunque travestita. Perché ha le vesti femminili della Gagli, del tempio. Quindi, cioè, mi state dicendo che noi non abbiamo ancora fatto il primo episodio dell'anime? Peso. Dai, gli andriti. Io lo pure it, ok. Conna kawaii ko ga onna no ko no hazu ga nai. De dai ninki ni naru yo. Ne, shiyou yo cosplay debut. La frase, qualcuno è così carino, non può essere una ragazza? È molto popolare, sai? Fai il tuo debutto cosplay, dice Mayuri. Leggiamo un attimo, devo capire. Konna kawaii koga onna no ko no hazu ganai. È una unwritten rule to use this phrase whenever you see someone who looks like a cute girl but is either of unspecified gender or actually a boy. This expression is also used sarcastically with boyish looking girls. Ok. Beh, siamo a metà del secondo episodio, buono, su 24, buonissimo. Beh, ottimo, pensavo peggio. Ok, ha battezzato Lukaku, cosa abbiamo capito? Chiaro. Esatto, è quello che dicevamo prima. Ok, lui deve fare i fatti suoi. Ma è rimparo che può fare. È chiaro, vuole il suo esorcismo. La maledizione. Ok, va da suo padre. Ma Rintaro non ci vuole avere nulla a che fare, evidentemente. No, ma guarda, voglio solo stare un po' tranquillo. È per questo che sono venuto qui anziché al Kanda Shrine. Sì, è vero, Fat K. Lukaku è effettivamente più carino di Mayuri, ragazzi. Siamo in un anime giapponese, insomma, dobbiamo accettare che le cose sono spesso molto, molto sottili. Ed è così. So, with that said, bring out the usual. Usual what? Lei no, are to imasu. Ok, quindi alla fine se lo fa fare l'esorcismo da lei lui. Ok, vuole l'apposito coso per farsi benedire praticamente. Certo, sentirselo dire da Mayuri non è il massimo. Onusa, non so se mio padre me lo lascerà. Impariamo anche che cos'è l'onusa, che è un bastone. Wand è più bastone o bacchetta, a proposito di D&D.
voglio assolutamente saperlo, ragazzi, dovete stare sereni. Bacchetta. Adornata con uno shade paper. Use blessing ritual. Ok, chiaro, 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 chiaro. Ok. Mayori guarda l'orologio. Che curioso orologio che ha in tasca Mayuri. È un vecchio orologio. Non quello che ti aspetteresti da una high school girl. Decisamente, decisamente. Sembra avere una sorta di astrolabio disegnato lì sopra. Chiaramente un oggetto che ha qualche cosa a che vedere con i viaggi nel tempo, in my humble opinion. Il suo nome è Pocket. Ovviamente il nome che gli ha dato Mayuri. Chiaro. Ok. È il suo tesoro più importante. Deve andare al lavoro. Andrai subito a casa? Mayuri vive a Ikebukuro e si reca da Kiba in treno più o meno tutti i giorni, no? È vero, comunque, bring out the usual. È vero, è vero, è vero. Gli o le ha letteralmente detto di tirare fuori la solita verga. Ok, anche lui vive a Ikebukuro. Ma quindi l'ufficetto che abbiamo visto con anche l'altro tipo, dove c'è la band, la gang, non è dove vivono, è dove si incontrano. Come cavolo è possibile? Io pensavo vivessero tutti insieme. Ah, però è un bel po' di tempo che sta al laboratorio, da quando è iniziata la pausa estiva. Quindi il laboratorio è un posto in più che loro si possono permettere. Abbiamo visto come la volta scorsa. Ci vediamo domani. Beh, ovviamente, perché a casa saranno ancora con le loro famiglie. Ok. Mayuri. Quando eravamo a Radicando, hai sentito un uomo che urlava? Dico bene. Quando è successo? Oggi pomeriggio. Non ho sentito nulla. Soka. Ocarina è strano. Qua tutto è strano, ragazza mia. Assurdo. Ok. Ok. Qui gli ha portato la verga. Ok. È nettamente il personaggio femminile più carina, ma è un pesissimo. Did Mayuri, e questo c'è anche in diversi giochi. Sicuramente dell'Arc System, ma credo anche dell'SNK. Picchiaduro. Lo so che sono su Akinator, me l'hanno detto. Mayuri va dove mo'i kara. Dai, vediamo un po' questo esorcismo. Chiudiamo con l'esorcismo. Dai. Non sappiamo da cosa farci esorcizzare? Che cazzo? Ha un problema al braccio, lo spirito maligno nel suo braccio e gli trema il polso. Che succede? Sta facendo una gag per convincere lei a esorcizzarlo? C'è qualcosa di normale in questo gioco? Che follia. Un po' Sekiro, questa immagine.
Chiaro, 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 chiaro. No, dicevo Arc System, ma anche SNK. Mi pare che in tutti quei picchiaduro ci siano sempre dei personaggi ugualmente ambigui. O forse solo in SNK. Ma mi sembra anche nell'altro. Okay. Vuol dire qualcosa, ma esita. Ok, lui sta facendo la scena, ovviamente. Non voglio ucciderti. Le sta facendo il lavaggio del cervello, come avevamo detto. La ragione mi dice che è un ragazzo, ma la sua lovely appearance makes me feel guilty, like made a frail girl cry. Ok, alla fine ce la si decide. Ok. E fa il suo esorcismo, dai. Ok, c'è il contatto. Ok, in un anime ci sarebbe la super onda di energia, non succede niente. Solo le cicale. Ha funzionato? Chiaramente sì. Io do per scontato che la stia prendendo in giro, che non si stia facendo lui un viaggione. Chiaro. Ok. Direi che questo è un buon punto. Eh sì, è un personaggio abbastanza discutibile, a mio modo di vedere. Vedremo comunque. No, cosa ho fatto? Oh. Ah, ok. Facciamo un save. Non mi sembra ci siano state scelte. Io continuo a salvare sullo stesso... lo stesso file. Ma sì. Overwrite, ok. 4,50 siamo. Buono. Buono. Benissimo, ragazzuoli. Ci vediamo mercoledì alle 14.30 per... Le scelte sono tutte col telefono. Ah, quindi una scelta in realtà l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Eh sì. Ci vediamo mercoledì alle 14.30 e o mercoledì o giovedì, ma lo dirò sicuramente su Instagram, con serale, con il compendio di Dark Souls, però intanto sicuramente mercoledì 14.30, classico appuntamento per andare avanti con Steins Gate. Io penso che se il caldo fa tanto di calare, già dalla prossima settimana metteremo un terzo appuntamento delle 14.30 alla settimana, in mezzo alla settimana. Ma vi aggiorno, ne parliamo la prossima volta. Grazie mille, ragazzuoli, grazie per aver seguito e ci vediamo mercoledì. Ciao, ragazzi.